erano Blitz, Tilt, Turbo, Jim Fitz. L'Intrepido Sport. No, va, l'Intrepido era sul calcio. Sì, ho capito, però c'erano queste foto di queste giovinette tutte nude, che so, con la maglietta del Napoli tirate sopra le tette. Comunque il meglio era Caballero. Ah, Caballero era porno, invece Jim Fitz meglio era. Sì, ho capito, è che puoi fare dei distinguo. Voglio dire, il nudo artistico, la cornice, la progettualità. 13 anni una donna è nuda e basta, non è che ti metti a fare dei sottili distinguo, no? No, i distinguo però te li fa l'edicolante. Fine 14 puoi prendere l'Intrepido Sport. 14 e 18 hai accesso a Jim Fitz. Sopra i 18, se già non sei diventato gay, c'è Coccellino, a quel punto finalmente Caballero. Ma sai che ai tempi ci soffrivo di tutte queste leggi, ma in realtà sono giuste. Cioè, a secondo del naturale sviluppo dell'adolescente nella difficile società dello spettacolo. Tanto a 14 anni non ti serviva niente, bastava niente. Cioè, tipo l'Espresso, a casa mia c'era l'Espresso, Ether Parisi, sull'Espresso, la mia prima volta. Ma va, com'era Ether? C'era questa foto di lei con un giubbotto di pelle nera aperto, con due tette grossi. Ether? Sei sicuro che fosse Ether? Mi sa, sì. Boh. Vabbè, scusa, ma sotto come stava? Cioè, stava con la gamba. Ma no, mi è bastato il sopra, chi se lo ricorda? Ti ho detto, bastava niente. In prima media c'era questo giornale che pubblicava i programmi di una rete locale milanese. Ogni giorno alle 2:30 c'era scritto film, due punti. Erotico. Bravo, film erotico. Allora io tornavo a casa in subbuglio. Stavo malissimo, aspettavo alle 2:30, anzi all'1:15 ero già sintonizzato. Mi aspettavo da un momento all'altro il film erotico. Le 2:15, le 2:30. Per zebre. Anche a te, documentare sulle zebre ogni giorno. Ma perché le zebre? Ma che ne so, che poi mi ha fatto una reazione strana. Oggi che abbiamo bisogno di cose strane. Insomma, le zebre mi eccitano. A quei tempi oramai mi bastava soltanto la scritta sul giornale, film, due punti erotico. Bastava veramente nulla, no? Una presentatrice della Rai, un'annunciatrice, che ne so. Oh, Margot di Lupin, te la ricordi? Fujiko. A proposito, meglio Margot o Fujiko? Margot. Fujiko. E poi che c'era? Era Kimberly, la sorella di Arnold. Con Kimberly? Ma fai schifo! Ma come puoi soltanto pensarlo? No, fai schifo. Vabbè, scusa, dai. Fai schifo. Non funziona. Ah, funziona. Oh, la conosci lei? Luisella, la giornalista di Santoro, Sciuscià. Coppola, quella è Ruotolo. Non quello con i baffi, dietro c'è quella bionda, la vedi che bella che è? Non la conosco, perché? Oh, così. Che ore sono? Ci siamo, eh.